Penso che è andata meglio di stamattina che parlavamo. Adesso hanno capito che per loro non era bello fare una legge. Dopo che abbiamo la B da 50 anni, stiamo cercando di trovare la soluzione del campo, non per i soldi, ma per il traffico, per tutta la roba che dice La sicurezza esterna la deve essere al sicurezza mezzo. esterna, che si chiude, che si deve chiudere le strade, quella. Però adesso vediamo, se invece di darci 300 metri ci danno di meno, vediamo di fare uno sforzo in più e gli diamo una Qualche mese dovremo andare in trasferta, mano. in casa ma in trasferta, No, no? non penso. Ah, ce la Con Di Nuno facciamo. no, con Di Nuno no, non si vale. Adesso loro mi hanno dato mandato a me di farlo, loro comuni non vogliono sapere niente per adesso. Cioè, i lavori li Metterò fa lei, i soldi li mette lei. il lavoro, li faccio io, i soldi li prendo un po' dalla Lega e un po' da dove arrivano, non lo Qualche so, sponsor, se qualche riusciamo. sponsor se riusciamo a prenderlo. Finalmente in B. Speriamo. Per il fatto che qua sono tutti un po' stanchi di mettere i soldi, perché li hanno messi con i calabresi, non li hanno messi con me, ma io non sono calabrese, li ho portati in B e allora. Niente, diciamo, stiamo cercando di parlare in buone maniere per arrivare a un compromesso. Compromesso che voi sapete che con i comuni sono un po' duri, però cerchiamo di farli. Cerchiamo di farli, Comunque l'iscrizione però non è a rischio perché c'è stata un po' di speculazione su questo aspetto. no, non è a rischio perché gli 800.000 io li ho già dati. Una volta mandati i soldi, loro vogliono quelli per primo, la Lega. Mandati quelli, mandato il contratto, l'iscrizione, l'ha Sì, mandato. ha fatto tutto Ha oggi. fatto tutto È tutto a posto l'iscrizione, tutto a l'iscrizione. posto. Che stadio avete? Quindi avete indicato lo stadio di Lecco? Padova. No, Padova. Padova, ok. Perché serve solo perché devi indicare uno Certo, stadio. certo. E noi abbiamo dichiarato Padova perché è l'unica persona che me lo poteva fare veloce. Però Gli altri. un'ipotesi remota. Per gli altri lascia stare. Il signor Galliani il venerdì mi ha detto: pensi a vincere, che poi ne parliamo. Io ho vinto, ma lui non vuole più parlare. Mi manda l'avvocato a parlare, che lui non può giocare perché quando piove il campo si bagna e là non tiene due squadre. Noi giochiamo il sabato, lui la domenica, noi possiamo giocare un sabato e lui può giocare una domenica dopo, non fa niente al campo. Però lui ha detto no, no, tanto speriamo che vive 200.000 anni. Periodi, sviluppi e insomma, che cosa si può dire di questo Sì. incontro? Beh, oggi è una giornata cruciale perché entro questa sera a mezzanotte la squadra deve iscriversi. Proprio mentre incontravamo i giocatori, un attimo dopo ho avuto una conversazione col sindaco di una possibile città ospite che ha dato la sua disponibilità ad accogliere la squadra per giocare la prossima stagione e questo può essere sufficiente a che la procedura di iscrizione in B si possa completare. Almeno formalmente. Ovvio che tutti stiamo lavorando affinché si possano trovare, al di là della parte formale che è questa, si possano trovare soluzioni che tutti auspichiamo che rendano possibile giocare in casa. Questo è evidente, è nell'interesse di tutti, ma sarei anche sciocco come sindaco avendo una squadra in B, buttarla fuori e farla giocare da un'altra parte. Però non è solo lo stadio il tema, come sapete, sono le condizioni di sicurezza al Ecco, quelle contorno. esterne non dipendono per niente da te oppure... Il responsabile dell'ordine e della sicurezza è il questore, quindi occorrerà dialogare innanzitutto con il responsabile dell'ordine pubblico per valutare se talune misure di sicurezza, anche alla luce di come sono andate le cose domenica, che si sono svolte in maniera assolutamente ordinata, possono essere eventualmente modificate, alleggerite o riperimetrate, così da impattare un po' meno sulle dinamiche della città il sabato pomeriggio Sì. soprattutto. Tra il sindaco della città che potrebbe ospitare, almeno ci puoi dare un'indicazione geografica, si è parlato anche di Padova, adesso È sì. una delle ipotesi, però ovviamente spetta alla società poi scegliere e candidare, non a me. Però diciamo che il puzzle si sta componendo.
Buongiorno. 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 Salve. Salve. Buongiorno. 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 Grazie.